Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 816ª puntata di Our Truck Simulator 2. Allora, partiamo subito. Cambi? Sì. Allora, per l'ennesima volta mi sono dimenticato di togliere il GPS, ma fa niente. Non è un grosso problema. Perché comunque la strada si vede. Il problema sarebbe se non si vedesse la strada. Quindi quello che dobbiamo fare noi si vede, per noi va proprio bene. Ora. Porca miseria, ma pure qua me l'hanno messo. Tocca far marcia indietro, qui non ci passo, no. Facciamo passare sta macchina, che oltretutto va di là. Ormai mi sono preso male, ce la faccio a girare in là. Io vado in là. Questo non si capisce cosa deve fare. Questo mi vuole far passare, oh. Bene. Ho già tanto se riesco a girare qua. Infatti, figurati se riuscivo a girare di là. Prendo sta rotonda e mi giro. Va bene, dai. Ce la siamo risolta. Non so se avete visto quel ciclista cosa ha fatto. Io sì, allora. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra e noi usciamo dalla rotonda. Perfetto. Adesso prendiamo un po' di autostrada. Ecco. Dovrebbe cominciare adesso l'autostrada, eh. Adesso dovrebbe cominciare. Che no, ah, forse già era cominciata prima, non me ne ero accorto. Cioè, non me lo ricordavo. Vediamo, quello lì è fermo per motivi oscuri. Dire il vero, forse è la prima volta che preferirei fare un pochino di strada normale. Solo track. Oh, oggi ragazzi sono riposato. È pomeriggio, sono le 4 del pomeriggio. Perché sono stato un pochettino impegnato stamattina però meglio, sicuramente meglio di ieri e via. Forse è qua sotto che non si passa, no, qua se ci passa è bello alto. Altro che autostrada. Però sono un po' contento perché autostrada oggi ne ho fatta veramente tanta. In realtà che non ho voglia di farne anche qua. Cioè non è che non ho voglia. Preferisco fare un pochino di strade più impegnative. Giusto un po' per cambiare. Marcia, anche. Cambiamo anche marcia. Guarda che bell'acqua che c'è. Io non credo di aver mod per l'acqua. È una cosa stupenda quest'acqua. È un po' troppo blu profondo, però è bello. Ah, qui questo genere. Eh sì, è vero, me lo ricordavo anche, mi ricordo che l'avevo anche detto che in questa zona qui c'è questo tipo di strada che è una corsia e una. Veramente una rottura sta strada. Non perché, ma perché vai e. Cioè, freni no, perché comunque lo vedete, io non freno e evito di accelerare troppo. Però vai e rallenti perché non c'è. Cioè, comunque due corsie, poi arriva la gente che sorpassa. Poi si buttano perché finisce la doppia corsia. È un pochettino una rottura. E quindi sì. Poi c'è uno davanti. Quando iniziano le due corsie, oltretutto loro camminano di più. Non so se ci avete mai fatto caso. Ci sono due corsie e loro vanno più forte. Magari fanno 80. Mi sembra che loro facciano. Non mi ricordo. Comunque fanno un pochino di più di velocità. Se no, sulla statale si mettono a fare i 79, quello me lo ricordo. Poi se ti trovi, vabbè, due che si superano così, che domani finiscono, sono cose già differenti, eh. Polizia. Quanto fa di multa? 1500, 1150, non me lo ricordo. Mettiamo 87, va. Tanto siamo arrivati, no? Sì, 120 km, oggi riusciamo a far tutto. Gable. Il polizia mi fa le multe per poi uscire, non ho cos'è sta storia. Perché
perché l'uscita me la segna, cioè me la segna, ah ok, parlo ospedale di qua, me non mi interessa l'ospedale, non mi interessa andare in questa città. Quindi continuiamo sulla E4 in direzione sud e arriveremo a Uppsala, che è dove dobbiamo andare noi, sì. Uppsala. Diamo una piccola acceleratina, almeno magari riusciamo a toglierci quel camion là davanti. A parte che io per schiacciare l'acceleratore posso schiacciare 3 volte sto tasto, almeno non mi tocca più tenerlo schiacciato. Un pochino di traffichetto, dietro. Ok, ora sono contento. Vabbè, posso ottenere 90, perché questi qui fanno 90. Sono troppo vicino, sicuro. Nella realtà bisognerebbe stare un pochino più lontano i veicoli. Diminuiamo, ok, aumentano loro, meglio. Comunque diminuiamo anche noi a 87, dai. Che conviene. Altrimenti rischiamo di prendere delle multe. Salalan. Cioè tipo. Qua mi sembra ora. Forse è una cosa che ho già detto tante volte, ma mi sembra che, che in Svezia ci sia la divisione per tipo conte, per regioni. È un po'. Riprende un po' come quello che è in America. Hanno. Mi sembra che loro la maggior parte delle leggi sono basate su. Anche leggi americane. Mi sembra sia uno degli unici paesi, forse anche la Norvegia, ad avere la pena di morte. Non so per cosa, però mi sembra che ci sia. Poi vabbè, dipende cos'altro, di cos'altro si vuole parlare. Dipende un pochettino tutto. Sì, effettivamente passano molto. Guarda la Camaro. Passano di più motrici, autotreni che bilici. Non so bene perché. È tipo qua, ora ce ne sono capitati due di fila, ora non ne vedremo più per 10 minuti sicuro. Infatti, guarda, 3 motrici una dietro l'altra. Ah, un bilico, strano. C'è quest'autobus che ci sta sorpassando. Vabbè, lui il limite ce l'ha più alto. Quindi sta anche bene. Intanto io qua devo uscire, quindi possiamo anche iniziare a mollarci. Che casino che fa Iridge. Cosa sarà, uno Scania? Bello notare la differenza tra la realtà ed Eurotrack. Quando proprio passa. Cioè passa già, che ne so, un giorno non te ne accorgi. Ma se passa mezz'ora, così un'ora, ti rendi conto che in realtà uno svincolo del genere a 30 all'ora con un camion non lo faresti mai. Ora stiamo anche abbassando di velocità. Invece su Eurotrack volendo riesci a farlo a 50 all'ora. Col bilico io penso di averlo già fatto a 50 all'ora uno svincolo del genere. In realtà neanche con la macchina. Ma con la macchina sì, ma con un furgone no. Prossimo camion, cambio manuale. Perché ci vuole per forza. Automatici, cos'è? A parte che pian piano si sta andando tutto sull'automatico, è veramente tutto, tutto, tutto. Ora sentivo ne parlavano. Ho pagato il debito a mezzogiorno, sì. Ne parlavano l'altro giorno che si stanno facendo costruire una nuova ambulanza da che non so dove vado io. Dicevano l'unica col cambio manuale era la nostra, tutte le altre erano cambio automatico. Tutte, ma non è tutte due o tre. Tutte se ne era fatte fare 50, 30,
La Croce Bianca di Trento. O Croce Rossa di Trento. Non mi ricordo più bene. Comunque a Trento. In più tutte le altre, tutte automatiche. Cambio DSG a 7 rapporti. Il cambio è molto buono. Però meglio il manuale. Soprattutto su un mezzo del genere io prenderei il manuale. Per fortuna che poi non prendo il manuale. Devo andare a scaricare alla ICA, che ho letto il cartello. Devo andare alla Post Nord. Post Nord, mi sembra che la freccia indichi di là. Nord. Dai, quanto dura sto giallo? So che poi mi dà la multa, ok. Teoria col giallo non potresti partire, però parto lo stesso. Ah, questo è quel posto che io odio perché è troppo vicino al semaforo. No, aspetta. Devo fare la stessa identica manovra del... Cos'era, ieri? L'altro ieri. No, non ne voglio. Vediamo senza la fisica come funziona, però. Sono contento da una parte che mi sia capitato. Almeno vediamo la differenza tra fisica e non fisica. Tanto è uguale identico. Cioè, il rimorchio è parcheggiato lì a schifo. Allora, innanzitutto, giriamoci. A schifo no, è parcheggiato bene, però. A me non piace avere un rimorchio parcheggiato lì. Se devo farlo, me lo metto qui. Prima dobbiamo riuscire ad addrizzare, eh? Che senza addrizzarsi non si va da nessuna parte. Mettiamoci mezzi dritti. Qui anche lo spazio pecca un pochettino. Purtroppo. Sto andando troppo in là, mi sa. Dai, dagli specchi non si ci vede oggi quanto l'altro giorno, ma lì è normale, non è che hanno aggiornato gli specchi da un giorno all'altro. Non ci può stare. Ok, l'ho messo troppo in là, l'ho messo in quello dopo. Quindi ora ci riprendiamo perché siamo a 90 gradi di tra la campana e il timone. E diamo un pochino di sterzo così. Poi ci dobbiamo riprendere sicuramente un'altra volta. No, comunque più di tanto faccio come l'altra volta. E anche l'altra volta lo mettevo a fianco, cioè guardate un po'. Posso da metterlo a fianco, ce l'avrei già messo al volo. Lì non ce la faccio. Anche perché vorrei potermi riprendere, non posso. Vorrei poter sterzare di più di qua, non posso, quindi lo spazio è un po' precario. Ok, ora mi sembra che ci siamo. No, sembrava di essere addirittura troppo in qua, invece sono troppo in là dallo specchio. Sono quelle cose che non riesci a vederle finché non ci sei contro, praticamente, qui nel gioco. In realtà va bene, in realtà lo vedi. Cioè, mettono apposta le strisce.
Ora ci devo essere dentro, non posso non esserci. Però perlomeno così riesco a riprendermi un po' meno. L'altra volta per riprendermi dovevo, cioè, dovevo riprendermi ogni volta. Adesso sembra che mi basti un po' meno per riprendermi. Ora. Cerchiamo di metterlo un pochettino così e gli addrizziamo il timone. Dobbiamo infilarci in quell'angoletto là. Sì, ma veramente un affarino un pochino più lungo qui no, eh. Bene che lo spazio che gli hanno dato è quello che è, però è ancora poco sterzo sto cavo. Guarda, io sterzo di qua, lui va di là. Una cosa che non sopporto, questo è sterzo da una parte e lui va dall'altra. Dovrebbe riprendersi, non si riprende. Ok, ora manca il timone da mettere dritto. Che se tanto mi dà tanto è una cosa difficile, non avendo di sterzo. Ah, gli va bene. Perfetto. Continuo, abbiamo ancora 4 minuti di video, ma sì, mettiamo un po' a caso. Lavoro autonomo. Vediamo dove ci porta quest'oggi. Io spererei che non ci porti più su. Bevande. In Polonia. Ma se faccio una cosa. Ah no. Così da. Vederlo di qua è difficile. Spero di poterla prendere. DSV parte che mi sembra sia qua vicino, che siamo passati avanti prima. Terzo mi pare che abbia sempre quello, non mi sembra che sia aumentato proprio per niente. O comunque poco, eh. No, non ci siamo passati. O non mi segna le strade che ho già esplorato sul navigatore. Perché qui da sinistra ci sono arrivato un momento fa, non me la segna gialla. Non so perché sta cosa. Pazienza. DSV è qui. Ormai devo cominciare a abituarmi. Che le aziende sono messe in modo molto diverso rispetto a prima. Prima la DSV conoscevo che modello di azienda era, invece adesso è completamente diverso. Vediamo se ci sono gli hackeri. SDS, ci sono tantissimi SDS. Ok, non sembra che ci siano quelli che voglio io, no, infatti non ci sono. Vorrei dire che andiamo a prenderne un altro. Di lavoro. Vediamo un pochettino dove possiamo andare, che ci potrà essere. Dovrei segnarmi tutti i carichi, vabbè che ormai non mi servono più perché a breve cambieremo camion. Poi prima o poi ci ritorneremo. Trippe. Trippe fino in Finlandia. Questo sono sicuro che ci va. Rebro. Andiamo a Rebro, dai. E dobbiamo andare a caricare. Però che ditta è? Boh, lo vedremo adesso. L'Ikea non dobbiamo andare. Oh sì, no, l'Ikea dobbiamo andare. Giusto perché pensavo alla DSV. Mi perseguita quest'autobus.
fermo qui. Perfetto, lavoro autonomo. Allora, NTM, quindi ci sarà anche l'Hackery per forza. Infatti, Hackery le ultime volte era più in qua. Vediamo se c'è azzecco. Che sia su questa pagina. Forse anche su questa. Dai, su, Eurotrack. Muoviti. 10 minuti per aprirlo, guarda un po'. Ok, ci ho azzeccato malissimo perché è più in qua. No, più in qua. Eccolo qua. Se avessi lasciato la pagina centrale c'ero più vicino. Ah no, una a sinistra. Prendiamo il nostro due assi. Imballaggi usati, 200 quintali. Procediamo sulla bandierina verde. Ok, io la vedo. Vedo un segnalino blu più che una bandierina verde, però vabbè. E niente ragazzi, ci giriamo un pochettino. E innanzitutto vi... Non frena, non frena. Pazienza. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Dadan è tutto, ciao a tutti.